Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che praticamente sarà sulla recensione, più che altro la spiegazione di come collegare la vostra IP camera DOM al software Device Client, quello che viene dato con il CD della nostra DOM. Allora, il collegamento è molto semplice, però è strapieno di bug, cioè è strapieno di problemi questo programma. Infatti l'ho già rifatta 3 volte questa guida perché la telecamera l'ho dovuta riavviare perché si era ancora impallata. Allora, per collegare il nostro sistema, innanzitutto bisogna avere sotto mano il codice ID, che per chi non lo sa può vedere la scorsa puntata che spiego proprio dove andarlo a recuperare. Infatti questo device ID si trova di solito dentro alle impostazioni del sistema nella pagina web della vostra webcam. Una volta che entriamo dentro, quindi aspettate che devo accedere in modo da prendere anche questo ID device, quindi datemi un secondo, vado a recuperarlo, ok, ce l'ho. A questo punto dobbiamo andare a inserire il dispositivo di controllo, quindi dobbiamo andare a inserire la nostra telecamera. Quindi per farlo bisogna premere dispositivo di controllo. A questo punto vi uscirà questa lista vuota per chi ha installato adesso il programma. Dovremo premere inserirlo e qua dobbiamo inserire praticamente l'esempio. In questo caso adesso noi abbiamo posizionato momentaneamente questa telecamera per fare i vari test video e scriviamo esterno, esempio. Adesso ci sono due modalità per decidere se la telecamera che avete installato può utilizzare un IP suo oppure un ID. In questo caso noi utilizzeremo l'ID perché è molto più veloce. Infatti l'ID è quello che vi ho fatto vedere la scorsa settimana, che vi avevo spiegato. Ovviamente il mio non lo potete vedere perché se no tutti si collegano e dopo si fanno i cavoli miei, però questo è l'esempio. Comunque è un codice formato dalla prima parte di 3 parole, trattino, poi ci sono 6 numeri, poi trattino e ci sono 5 parole. Una volta fatto tutto ciò, premiamo ok. Però attenzione, prima inserite anche i dati della nostra telecamera. Ok, premiamo ok. A questo punto verrà inserita nella lista la nostra telecamera. Chiudiamo la lista e premiamo esterno. Come vedete, le immagini arriveranno in diretta e soprattutto si sentirà pure l'audio. Non so se lo sentite voi, però si sente l'audio proprio. Intanto possiamo anche spostare la nostra telecamera come vogliamo noi. Come vedete, possiamo spostarla, adesso ve lo metto più al massimo dello schermo, possiamo spostarla a nostro piacimento dove vogliamo. Quindi teniamo premuto per mandarla più giù velocemente, come vedete. Adesso non sto più premendo, però ho premuto forse un po' troppe volte. Andiamo un po' più su. Andiamo. Un po' ancora. Ok, ora ci spostiamo più alla sinistra. E poi possiamo addirittura impostare, ad esempio, modalità automatica della nostra telecamera, quindi spostamento automatico sinistra-destra, oppure spostamento automatico alto-basso. Possiamo anche impostare l'OSD, cioè praticamente le scritte esterno e altro. Possiamo fare l'immagine a specchio, l'immagine a inversione, cioè capovolta. Gli infrarossi possiamo spegnerli o accenderli, come vedete. Possiamo anche usare il su, cioè praticamente imposta la luce. Ok, non so se si può notare qua negli angoli, si può notare la luce che aumenta. In più possiamo addirittura comunicare una discussione, quindi attraverso il microfono del computer e attraverso le casse di questa telecamera che c'ha installate, possiamo decidere di mandare una voce. Quindi adesso io sto trasmettendo la mia voce. Non so, forse si sente. No. No, non si sente. Però vabbè, si può mandare anche la discussione in diretta e far sentire all'altra parte la tua voce. In modo, ad esempio, se una persona è lontana, possiamo segnalare: guarda che è andato a destra o a sinistra il ladro o roba del genere, se state seguendo tutto in diretta. Però questo è un po' in generale il programma, come funziona è veramente molto piccolo, cioè ha veramente poche cose, quindi è veramente molto limitato come programma. Ma serve praticamente per proprio questa cosa. Infatti è un ottimo programma però per cliente. Infatti possiamo decidere
ad esempio spostiamoci tutti a sinistra, possiamo decidere anche di, come ho detto, attivare gli infrarossi. Adesso, ad esempio, gli infrarossi sono stati già attivati. Infatti, adesso stiamo trasmettendo in diretta, più o meno, anche perché adesso salta un pochettino per colpa anche della linea che comunque è un po' troppo lontana. Però è ottima questa telecamera. Adesso, come ho detto, l'ho messa nell'angolo, quindi non prende molto bene, soprattutto a porte chiuse, il segnale. Infatti, come vedete, adesso siamo con gli infrarossi accesi. Vediamo se riusciamo a disabilitarli. Possiamo anche disattivare gli infrarossi. Quindi, ok, ora li ho disattivati. Non so se si può notare. Ora dovrebbe arrivare l'immagine in diretta degli infrarossi disattivati. No, così li abbiamo attivati, ho sbagliato. Allora erano già disattivati, ma adesso sono abilitati. Spegniamoli. Dovete avere un po' di pazienza perché comunque le immagini sono dall'altra parte, arrivano. Però, come vedete, è veramente un'ottima telecamera di videosorveglianza. Solo l'unico problema è limitato il wifi. Però per il resto è veramente molto buona. Va bene ragazzi, questo era il video riguardante a come collegare la telecamera DOM con il nostro programma Device Client. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao!